Supon, infarto del miocardio. Di solito, segue le parole, io e te dobbiamo parlare, pronunciate da una donna. Quando che hai pensato alle conseguenze del dirlo alla tua cara mammina? Madonna innocente, l'han fai shampoo se sciadur. Sciadur? Aspetta, chi di voi non ha mai visto lo shampoo con lo sciadur? Che la vostra mamma ve lo diceva, eh? Sciadur, Mattarello, linea Excalibur utilizzata in Romagna per spianare la sfoglia e le controversie familiari. Quando che poi hai dovuto incontrare il suo babbo, hai pensato, questo un dandrit se sciop. Sciop, fucile, ogni romagnolo che diventa padre di una figlia assume lo sguardo, i modi e le armi del passator cortese, è opportuno ricordarsene sempre. Quando che poi il prete ti ha dato l'orcia matrimoniale, cuscafat, a sorcentred. Centred, centrato, fuori centro, come una ruota sdallata che non dà nel 15, con una testa come una mazzola, saparello. Sta sciafli. Sciafli, ciabatte. Il termine indica molto di frequente quelle in paila antistupro con gli orsetti sopra comprate il venerdì sul mercato di Riccione. Sul mercato, perché Riccione non ci va al mercato, ci va sul mercato. Quando si è comprata quel vestito fashion di tendenza per quarantenarie sedicenti gnocche, adesso Ducla va questa vestita da sciucherè. Sciucarain, artista di strada che crea coreografie facendo schioccare una frusta, caratterizzato dall'estrema sobrietà nell'abbigliamento. Quando che poi, infine, devi da raccontare a te stesso medesimo l'evoluzione della tua storia d'amour, oh, quan clevia che la vita, a soppasso da una scenta filetta a una scenta coiò. Scenta filet, ragazza particolarmente provocante di comprovata esperienza nella pratica dei riti dell'accoppiamento. Scenta quaion, metamorfosi irreversibile e inarrestabile a cui va incontro la stessa ragazza dopo 3 anni di matrimonio. Passiamo al pezzo 2. Andiamo avanti di pezzi. Allora, adesso abbiamo il prontuario di romagnolo ad uso dei giardinesi. Adesso lo cerchiamo perché me e qua non mi vengono in fila niente. Va bene. Ecco qua, vai. Lo leggi te e me faccio le traduzioni in romagnolo. Attenzione, perché lei è professoressa, eh? Vai. Vorrei proporre ad uso dei giarzanesi un prontuario per stregarsela nelle varie situazioni quotidiane che scandiscono la vita in terra di Romagna e per aiutarli nella comprensione dei dialoghi tra gli abitanti del loco. Ogni capitolo del prontuario è strutturato in 2 fasi distinte. Prima la spiegazione di situazioni tipo, poi verranno descritti i lemmi e le frasi da utilizzarsi per affrontare tale situazione. La lingua romagnola di per sé è sanguigna, quindi potrebbero essere presenti nelle righe a seguire vocaboli ritenuti volgari dai ben pensanti, che invito a non proseguire nella lettura. Traduco. To leave the cast. Adesso facciamo una cosa, la Erika legge i pezzi in inglese, tu leggi i pezzi in italiano, me leggo i pezzi in dialetto. Vai, prego, lady. Door to door seller. Ish casa maron. La prima situazione tipo che andremo ad analizzare è quella della visita alle 8 di mattina di domenica di un ragazzotto vestito da matrimonio che vorrebbe convincervi dell'indispensabilità in ogni abitazione di un'arma di distruzione di massa per acari. Voi volete educatamente invitarlo a fare qualcosa di più produttivo per il suo futuro e le parole da usarsi sono: ma va spighente la marece! La marece è il fiume Marecchia che va a Rimini. Provate ad andare a raccogliere, a spigare nella Marecchia, poi capirete. In the dance floor. A ballet. Siamo ora in una discoteca, è l'ora dei lenti. La dama, per far delicatamente notare al cavaliere una scarsa attitudine alla scioltezza dei movimenti, utilizzerà le seguenti parole. Oh, bagonghi, te infli un stadur in te cool. At the railway station. Mala stazione. Ora di punta, il treno dei pendolari sta per partire. Una gran calca intasa l'accesso. Davanti a voi una signora in nero con derriere particolarmente prominente. Per invitarla ad accelerare la manovra di ingresso in carrozza, si userà la seguente frase. Dai, burdigona, morte, che ti un cul che stai scurese in tuo sacco di farina, femna del. Girl to girl. Roba da doni. La casistica che affronteremo è quella di una ragazza che vorrebbe far notare alla vecchia amica del suo partner, senza ferirla, che sarebbe meglio si distaccasse gradatamente da lui. Può farlo nella seguente maniera. Te, fiulina, non fa la gatta morta e sta nel tuo. Ho capito che te voglio a zocca sala.
ancora, vai. Ah, giusto, in inglese, scusate. Crazy joke. E scherz the cast. Questo è il caso di un moroso alquanto burlone che risveglia dolcemente la compagna suonando una batteria di 12 trombe da stadio vestito da orango. Nel caso la malcapitata sopravvivesse allo stress coronarico, le sue parole sarebbero: cuccia pesce un canker messe ci gustos come la merda in telet. Mother and son. La ma e i su fiul. Ecco a voi le confortevoli parole di una madre che con amore infinito va a ritirare in quest'ora il figlio sedicenne ubriaco alle 3 di notte. Mio ta fate, mia ta maz, l'era me che crescera la fedda al pushghete per sfred. New boyfriend. E moroso, no. Qui di seguito le parole di congratulazione di un'amica a una biondina che le presenta il nuovo moroso di 40 anni più vecchio e di 40 kg più pesante di quello precedente. Oh, bordella, ti porta spasso baghin? Old school friend. E compagna a scuola. Analizzeremo una rimpatriata di ex liceali. Il meno brillante di tutti, che si faceva passare anche i compiti di religione, ha preso la tessera di partito. Si è sposato la figlia cessa del titolare dell'azienda dove lavora e ora fa il vice direttore. Capita. Le parole da usare come risposta alla sua affermazione. Le Mercedes, sì, il loro fascino, ma vuoi mettere un motore BMW? Sono. Testa clacci, proprio un dosar faz. In the traffic. Ah, giusto. In the traffic. In the traffic si traduce in the traffic. Il vero gentleman non si abbasserà mai a usare il clacson per sollecitare il guidatore del veicolo che lo precede ad attraversare. Abbasserà il finestrino e con educata voce declamerà: Mofte, cucchè ad un cuccalonti, maglia loche. In the office. In trufisi. Voi e il vostro collega di progetto avete fatto un brainstorming preventivo prima di esporre l'idea al briefing col general manager ed eravate rimasti d'accordo di non accennare alla job logistic question review, che era l'anello debole del vostro concept. Il collega in questione non ha tenuto la piscia e ha esordito dicendo: sappiamo che la job logistic question review è l'anello debole del nostro concept, e il concept, la vostra promozione e il vostro nuovo SUV sono svaniti in un istante come scoregge nella tempesta. Poesie. Potete garbatamente far notare la defiance al collega dicendo: mattina a testa come una mazzola, una maglia niente gat. In the lift. L'ascensore. Delicata questione. Siete in ascensore con un distinto sconosciuto che all'improvviso produce uno schioppettio dal posteriore che esala un gas mefitico da telefonare ad Amnesty. Il colpetto di tosse sarebbe maleducato. Fategli cortesemente notare l'accaduto con le seguenti parole: ma ora, ma ci frai come la patacca dal sciori. Between the sheet. Tra mezzo e l'ansol. Delicata questione 2. Siete una piacente donzella che finalmente si è decisa di concedersi allo spasimante. Lo spasimante rimane nudo, si sa come sono delicate ste robe, bisogna non toccare corde delicate. Quindi voi, per sottintendere con delicate parole alla carenza in centimetri del partner, userete queste parole sottovoce: ma tut vesa che bagai, te li frighe con un curnel? Ma va a Roma, in te balascente. Allora, no. Lei di Faenza è un po' giargianese per noi di Rizzone, allora. Ma tut vesa che bagai, ma te le frighe con un curnel? Ma va a Roma, tu una balascente. Between the sheet 2. Tra mesi lassù 2. Delicata questione 3. Durante il petting, il vero gentleman userà le seguenti parole per far notare la scarsa igiene intima della partner. Oh, ma da quant'è che è morta sta gatta? Non è che sul cleurapsplila, eh? Adesso passeremo un'altra. Cosa c'hai lì di bello, Cristiana? Il mantra, no? Aspetta, eh? Vitelloni e birri. Ah, oh! Voi sapete la differenza tra i vitelloni e i birri? La differenza tra i vitelloni e la birra. Adesso arriviamo, eh? Se parli nel microfono sento me. Sì, aspetta, eh? Eccolo qua. Vai, comincia te e qui va l'Erica, vai. Vai. La prima legge che governa tutti gli esseri viventi è la indispensabilità della prosecuzione della specie. La propagazione della specie, come noto, avviene attraverso rituali e atti che necessitano di un esemplare di sesso maschile e uno di sesso femminile, consenzienti, non consenzienti o paganti.
La natura, sapiente madre, ha fatto in modo che lo svolgersi di tali atti rituali sia estremamente gratificante per i partecipanti. Colori sgargianti nelle livree maschili e nei portafogli che affascinano le femmine, studiate malizie femminili che hanno effetto Vinaville sugli esemplari maschi, giuli vicanti e pettorali guizzanti che inluiscono le femmine e culi da reato per la cui proprietaria si scatenano risse e cause legali tra i maschi. Possiamo sintetizzare il tutto dicendo che il maschio di ogni specie animale è devastato dalla voglia di gnocca. E che alle femminucce ciò non dispiace più di tanto. Orbene, nel particolare bacino geografico che andremo ad analizzare oggi, che è il tratto di costa adriatica tra Fiorenzuola di Focare e Casal Borsetti, denominato per confessione Riviera Romagnola e dei locali Amareine, la natura ha agito sul genoma dell'Homo sapiens, potenziandolo e devolvendolo in una specie superiore, l'Homo Romagnolus, Homo Romagnolus trombantis o presuntus talis. L'Homo Romagnolus poi si suddivide in due sottospecie, le donne dicono sottospecie di uomini, ma non è tanta roba. Il birro e il vitellone, spesso confuse tra loro. Io sono qui oggi per cercare di darvi la differenza. Erika, raccontaci il vitellone. La definizione vitellone viene usata per la prima volta da Ennio Flaiano negli anni 50 e si riferiva ai giovani fancassisti di Pescara che passavano tutto il giorno a disquisire davanti a un Campari sulle dinamiche della filosofia aristotelica e su chi e come si dovesse ciulare la figlia dell'avvocato. Flaiano la spedì al noto naturalista, poeta, profeta, imperatore dei sogni Federico Fellini, che ne fece nel 53 apposito lungometraggio. Il vitellone è il filosofo paraculo da spritz, è il figlio di buona famiglia e di buona donna che preferisce stare al bar piuttosto che fare qualcosa di remunerativo. È l'avvocato non iscritto all'albo che usa la favella per intortar donnine. È il riminese, o riccionese, o ravennate, tot compagne, bohemien con lo sguardo da mazzola bollita. Il vitellone preferisce la qualità delle conquiste femminili alla quantità. I suoi obiettivi sono la figlia del notaio, l'artista francese in villeggiatura e la moglie del sindaco. Anche la figlia, se possibile, e se proprio non c'è di meglio va bene anche la mamma. Peculiarità del vitellone è che per ogni donna conquistata realmente racconta al bar 12 storie diverse. Il luogo dove il vitellone abita è sopra la stazione, in città. Guai a mischiarsi col volgo marittimo. Infatti il vitellone non va a marina, è bianco come un seppiolino anemico, anche a Ferragosto. Non sa nuotare, neanche Fellini sapeva nuotare, e ha un fisichino rachitico da far pena. Ma chissà perché, alla fine della fiera riesce a raggiungere lo scopo di ogni Homo Romagnolus, sposarsi con una di San Marino. Questo è il vitellone, il birro. Il dizionario sentenzia. Il birro è nel Medioevo, questo è il dizionario, il birro nel Medioevo, in età rinascimentale, guardia che tutela l'ordine pubblico, sinonimo sbirro. Potremmo dire quindi che il birro ai romagni in età balneare, la guardia che tutela l'ordine pubblico a marina, sinonimo bagnino. Ma non è così, perlomeno non è tutta la verità. Birro deriva da ber, e ber è il maschio della pecora. Quindi se mescoliamo i due presupposti, un bagnino e un animale caparbio di intelligenza spizza e di facili costumi, otteniamo il birro romagnolo. Allora, adesso ve lo racconto, eh. Il birro ha la propria dimora tra mezzo i capanni a marina, sotto la stazione. Vi ricordate? Il vitellone era sopra la stazione. Guai a mescolarsi con le popolazioni oltre ferrovia, definite dai birri fighette de casa. Per quello che riguarda la quantità e la qualità delle conquiste femminili, il birro è un camionista alla trattoria del sesso. Roba buona e abbondante, mai nello stesso posto. È il motto che ogni birro ci ha tatuato qui sul cuore. Oltre che i bagnini, possono essere birri anche i portieri di notte, i manovali, i camerieri, insomma tutta quella gente che lavora per vivere e per ciulare e che non vive per lavorare facendosi ciulare. Il birro è abbronzato anche alla tale. Sa trarre in salvamento o soddisfare sessualmente quattro svedesi contemporaneamente dopo aver mangiato una cassetta di sardoncini rosto con la piada alla svolla. E dove la natura ha scarseggiato in materia grigia, abbondata in materia pelvica. La prima attività che svolge il birro la mattina è quella di scappare dal letto o dalla brandina della tipa conosciuta la sera prima al dancing.
poi corre dalla propria mamma per la quotidiana dose di caffè latte coi povesini e di sgrassifa, basta denzir la nota, fa se shampoo senso dur. Vi ricordate, l'avevo già detto prima, è un leitmotiv ricorrente. Mentre il vitellone sovente esula i confini della propria città e non ha istinti territoriali, il vitellone non ne frega niente di dov'è, il birro è fortemente territoriale e diversificato in sottospecie. Guai a dire un birro di Riccione che è uguale a un birro di Cesenatico o uno di Rimini. Il riccionese schifa il riminese snobba il cesenatichino. Tra loro incorre la stessa differenza che c'è tra il Tregli, il Rosale e il Barbone. Adesso voglio vedere chi l'ha capita questa. Quelli che sanno il romagnolo. Tregli, Rosella e Barbone sono i tre nomi in romagnolo della triglia. Sono tutte e tre triglie bolite. Allora, mi detto qui, comunque sia, allora, stringiamo, sia il birro come il vitellone alla fine della fiera riesce a raggiungere lo scopo di ogni romagnolus, sposarsi con una di San Marino. Evoluzione della specie. Appurato che le definizioni di birro e vitellone appartengono al Novecento, ora bisogna scavare nelle vere origini del birro e del vitellone, che presuppongo risalgano all'età in cui Rimini si chiamava Ariminum, quando al posto delle Smart c'erano le bighe, e al posto dei T-Max c'erano i muli, e al posto delle gelaterie c'erano bar che facevano lo spritz con l'ambrosia e davano bruschette al garum. Il garum, aspetta, te cosa racconti? Il garum è una salsina? È vera questa cosa, eh? Ottenuta dalla fermentazione dell'interiore di pesce. Fermentazione che produceva un gustoso distillato, l'ho visto su Quark, che si chiamava liquamen, sto distillato qui. Poi ci sono dei maligni che dicono che si è ancora usato nelle pensioni per dare qualche risottino alla pescatora. Comunque, dai, vai. È autentico, dell'epoca dei romani. In quei tempi vi erano i protovitelloni, figli dei delegati dell'impero romano, borghesotti nullafacenti che passavano tutto il giorno a disquisire di meccanica celeste e delle tette delle matrone, pure loro snobbavano l'andare a marina. Vi erano anche i protobirri, ex barbari di stirpe celtica e gallica, i famosi gallet che davano la caccia alle senone. Attenzione, esistevano veramente le senone? Le galle senone, le gallette senone esistevano davvero? Quelli di Senigallia. No. I galli senoni, sì. Vi giuro sul sangiovese che è vero. Colossali, schwarzeneggeri biondi, capelloni dalla ciacara facile, dalla muscolatura guizzante e dal pistolino allegro, praticamente i bisnonni di Pucci e Zanza. I protobirri schifavano i protovitelloni chiamandoli Brotfnucet e i protovitelloni reagivano chiamandoli Barbarum incivilum pocus lavantis e poi correvano a farsi fare la manicure. Questo è il passato remoto, gli anni 50 li abbiamo visti, manca il vitellone e il birro post anni 60. Ecco qui. Il vitellone e il birro post anni 60. Noi. Il birro moderno allo scuterone, pure il vitellone moderno allo scuterone. D'estate il birro va sullo scooterone con l'infradito, i sandec, due moldave dietro e sotto la sella una cartucciera di profilattici. D'estate il vitellone moderno viaggia sullo scooterone vestito di lino chiaro, va alla retrospettiva sul cinema d'autore con dietro l'amorosa del migliore amico e in tasca ha un pacco di preservativi, perché non si sa mai. Il birro moderno a Facebook, ci mette sopra due foto di lui a Marina e linka le canzoni di Gianni Drudi, è straorgoglioso del suo essere romagnolo. Tira su più donnine dei saldi di gennaio. Il vitellone moderno a Facebook mette sullo status le frasi di Seneca e di Rimbaud, posta canzoni depresse e cupe, invita tutte a concerti jazz con annessa la degustazione enogastronomica. E se gli dai del romagnolo si incazza, pardon, si contraria. Ma se guardi tra le sue foto, ce n'è una di lui alla sagra del cicciolo con una flebo di Sangiovese attaccata al braccio. Ogni tanto qualche milfona ci casca nella sua trappola. Futuro del vitellone e del birro, cosa che ci aspetta nel domani. Ve lo spiego così, una volta al bar ce ne erano visti due, no? Presente, c'era il vitellone con il suo bel completino color khaki, presente quel colore da fighetto, e il birro con la polo aperta e la sabbia sui piedoni. Fingevano astio, ma così. Ma una volta rimasti soli, sinceratici che unirono in show, li ho visti abbracciarsi come due fratelli. Due fratelli hanno alzato il calicino sangiovese e hanno detto: finché regna, scusate, per sempre viva le donne.